sorprese, tante sorprese. E allora, come cominciare se non con il padrone di casa, il patron Paolo Puccini, applauso! Ciao a tutti, una richiesta. I ragazzi che erano in fila alle 7:30 stamattina, dove stanno? Là. Allora, voi tre uscendo, date il vostro nome a Ida che sta alla cassa. Date solo questo. E così la volta prossima non vi facciamo entrare. La prossima volta vi facciamo entrare. No, la prossima volta vi premieremo ancora. Perché quei ragazzi là stavano in fila alle 7:30. È allucinante. Bene. Ringrazio tutti che siete venuti nonostante l'allettante fiera d'assago del videogioco. Avete scelto di venire qua. Grazie. E come al solito noi siamo sempre di più, sempre più disagi, sempre più casini, però poi alla fine ce la facciamo e la parola d'ordine è sempre quella, divertimose. Sempre divertimose, io vi chiedo un applauso perché Paolo sta cercando di far crescere Fumettopoli sempre di più. Possiamo anticipare cosa succederà per il prossimo? Beh, la voce già gira perché addirittura mi stanno chiamando, ma scusi, ma la Fumettopoli dov'è? Scusate un attimo, che dite, siamo stretti qui? Ci allarghiamo? Ci allarghiamo poco o ci allarghiamo tanto? Sentite un po' dove andiamo. Le prossime tre Fumettopoli di febbraio, maggio e settembre saranno comunque qua. Il cosplay di maggio del campionato ICC sarà al piano di sopra come abbiamo fatto l'anno scorso, quindi con molto più spazio. La novità è che da novembre del 2011 andremo al forum di Assago. Durerà tre giorni, saranno tre giorni e si chiamerà Super Fumettopoli. La metropolitana in realtà è già pronta perché fanno le prove tecniche, le fermate ci sono, le biglietterie ci sono, ma credo che sia tutto un po' bloccato per motivi politici, ma la metropolitana è pronta per essere aperta, quindi credo che gennaio, massimo febbraio, la metropolitana per andare al forum sarà già aperta. Noi, non credendo molto nella politica, ci siamo allargati e abbiamo detto vabbè, la facciamo a novembre, quindi e ogni anno a novembre ci sarà un'edizione Super Fumettopoli di tre giorni. Bene, applauso a Super Fumettopoli e attenzione perché il programma di Fumettopoli, la famiglia di Fumettopoli, non si vuole limitare a Milano ma vuole anche scendere per abbracciare tutta quanta la penisola italica e infatti a marzo dove saremo? A marzo saremo, diciamo che io torno a giocare in casa perché io la prima manifestazione che ho organizzato l'ho organizzata a Roma. A Roma c'era una vecchia manifestazione chiamata Roma Comics, da lì ci hanno un po' copiato il suo cartoon Romics che assomiglia a Roma Comics, che non c'entriamo niente con loro fortunatamente. Quindi a marzo ci sarà una Roma Comics invade fatta da noi di Fumettopoli che si svolgerà niente poco di meno che dove si fa? Al Palalottomatica, il palazzetto dello sport più grande di Roma, e quindi io vorrei fare un applauso di buon augurio a Roma Comics Games. E attenzione perché vi voglio sbilanciare, tutti quanti i vincitori della gara cosplay di oggi entreranno gratis per tutti i tre giorni a Roma Comics. Applauso a Fumettopoli. Per uscire da qui? No, per uscire da Roma Comics. Entrate gratis, no, dai. Scherziamo, ragazzi. E allora io, Paolo, ti congediamo. Sì, io purtroppo questa fiera è piena di problemi, tra stand che cadono, caos nei bagni, gente del pubblico che si è lamentata dei bagni promiscui, ma i bagni sono questi, che ce possiamo fare? I problemi ci sono per essere risolti, Paolo. Esattamente, quindi io me ne torno nei problemi. E quest'anno abbiamo nel cosplay abbiamo una cosa in più perché hanno anche il premio Sailor Moon. Speriamo che ci siano delle Sailor Moon perché la GP Manga è oggi qua presente. E adesso spiegheremo anche questa cosa. Grazie ancora al patron, il papà di Fumettopoli, Roma Comics, con commesso Paolo Puccini. E qualche novità oggi, Luca, però io direi di andare a grandi passi perché sennò non ne usciamo più. Sì. E a questo punto io chiamerei sul palco un primo dei nostri ospiti, ovvero Orlando di Manga TV. Un applauso. Il canale Manga. Canale Manga, la piattaforma Sky, canale 149, che si occupa del massimo
parlando? Acceso? Sì, sì, acceso. Buongiorno a tutti, sono Claudio Leone di Manga TV, come già mi ha ricordato prima bene. Non so se tutti voi conoscete il canale, siamo il canale 149 di Sky. Siamo on air dal 1 luglio, sì. Poi mandiamo animazione giapponese allo stato puro 24 ore su 24, sia serie cap. Ma cioè appunto diciamo un paio di titoli e Orlando, non lo Beh, so. La novità principale del momento è Tutto Ritmo Reborn. Di cui abbiamo delle, abbiamo delle fan. Abbiamo delle fan, abbiamo anche una voce di Reborn qua in prima fila. Ieri abbiamo avuto un incontro con lui e con altri doppiatori presso lo Yamato Shop e abbiamo tante serie cat come anche il Piano Guerriero, l'Uomo Tigre e così via. Però non stiamo parlando degli anime che trasmettete, sì, ma di un progetto che si chiama Live Manga. Sì, il progetto Live Manga è nato da poco e è dedicato a tutto il mondo dei cosplayer, quindi è per questo che sono qui oggi. Consiste nel giro, chiunque può girare un proprio video di durata una trentina di secondi e metterlo su YouTube e segnalarcelo sul nostro sito e i più divertenti finiranno direttamente sul canale dopo una votazione. Tra l'altro queste piccole clip sono già in onda. Sì, sono abbiamo infatti qua delle persone a caso che hanno partecipato più o meno a marzo scorso e quindi possiamo vedere disavventure. Il tema è appunto il cosplay, giusto? Sì, il tema principale del live manga appunto il cosplay nella vita quotidiana, ossia cosa farà questo personaggio nella vita quotidiana al di fuori di combattere o fare qualsiasi cosa che noi vediamo abitualmente nei cartoni. Quindi se voi vedete già i video sul canale, cioè da fare la spesa a fare il mercato e così via. Vedo che già c'è anche chi si va a tagliare i capelli. A Luca Comics sono state girate molte scene nuove che andranno in onda sul canale in questi giorni. Ripeto, chiunque di voi può farlo, è assolutamente gratuito, chiunque faccia il proprio video, ce lo segnala. Se il video è talmente buono di qualità possiamo già metterlo sul canale, altrimenti andrà in una specie di contest dove i più votati saranno invitati da noi e potranno girare con una troupe professionistica il video in maniera professionale. Niente, abbiamo detto il sito del canale? Il sito è www.manga.com. Siamo anche su Facebook e insomma, per chi non ci conosce, veniteci a trovare. Perfetto, ti ringrazio Orlando e quindi facciamo un bel applauso a questa iniziativa molto carina. Quindi ricordate www.man-ga.com per inviare il vostro clip da pochi secondi, insomma. 30 secondi più o meno. Vabbè, allora andiamo avanti, sì, adesso andiamo con avanti. I nostri sponsor e le collaborazioni che abbiamo qui per la gara cosplay di Fumettopoli. Io passerei a GP Manga. Abbiamo qui i due rappresentanti principali di questa nuova casa editrice, nuova realtà nell'editoria italiana. Perfetto, che vogliono insomma introdursi, vogliono creare, dare qualcosa di particolare alla gara cosplay di Fumettopoli dando un premio dedicato a un personaggio che tutti noi amiamo e tutti noi portiamo nel cuore, ovvero... Babbo Natale! No. Allora, chi è quell'eroina che veste alla marinara? Esatto! Non mi sembra quell'eroina! No, no! Non si può dire! Comunque, per chi di voi non lo sapesse, GP Manga ha ripreso la pubblicazione di Sailor Moon, del manga di Sailor Moon, e quindi facciamo un bel Sailor Moon da parte di GP Manga. E attenzione, perché altri premi speciali di questo pomeriggio, ce n'è uno offerto per una cosplayer femminile, per cavalleria, giusto? Per cavalleria, sì. Offerto da Jaku Toys, quindi una ragazza scelta. Gianluca, rimani qui con noi? Ok, quindi diamo a te questo arduo compito, anzi facciamogli un applauso. Gianluca De Moto, responsabile Star Shop Roma, Lazio, e Jaku Toys, che sceglierà una ragazza che riceverà in premio un costume offerto da loro da ritirare direttamente oggi stesso allo stand. E attenzione, scambi interculturali con tutto quello che riguarda il paese del sollevante. Sì. Sì. No. Abbiamo qui con noi, vieni, eccolo lì, vai. Ah, carico aggressivo, no, Super Saiyan, ancora prima di Star
gentleman Silvio! Spiega sa, cos'è Oltre al Caffè? Allora, devo inventarmi perché è tutto improvvisato, non me l'avevano detto. Oltre al Caffè, penso la conosciate a forza di torturarvi su Facebook e in giro per le fiere, perché ormai ci siamo sempre, è un'associazione Italia-Giappone. Siamo attivi sia in Giappone per far conoscere la cultura italiana, facciamo corsi di italiano, facciamo degustazioni di vino, facciamo un po' di tutto, concerti di musica lirica che funziona molto bene in Giappone. Al contrario, qui in Italia portiamo la cultura giapponese, sia con i corsi di lingua, con i viaggi in Giappone, e ci stiamo sempre più addentrando anche nel mondo del cosplay, perché ai cosplayer piace molto il Giappone, il cosplay è una cosa che è stata inventata in Giappone, per cui siamo sempre molto felici di essere ospitati in queste manifestazioni e vi ringraziamo dell'entusiasmo con cui ci accogliete. Grazie. E attenzione, noi vogliamo abbracciare il cosplay a 360 gradi, abbiamo visto, abbiamo parlato di Jakku Toys come costumi, abbiamo, no, non più in quel senso abbracciare, abbiamo parlato di Oltre al Caffè per quanto riguarda l'interscambio con il Giappone, abbiamo parlato con Manga per quanto riguarda il cosplay dedicato in televisione, e adesso vi voglio parlare del cosplay, e non solo, dedicato invece all'editoria, ai magazine, alle riviste, e noi ce l'abbiamo qui, la rivista ufficiale del cosplay. Vuoi farti vedere, Daniele? Cosmoplay presente a Fumettopoli, che non voglio dire, spero di non dire una bufola, da febbraio, giusto? Da febbraio Cosmoplay non sarà più solo online, ma verrà venduta in edicola. Applauso a Cosmoplay! E per quanto riguarda invece gli spettacoli, voglio dire due parole. Ma vogliamo anche parlare del cosplay? Del cosplay, una piccola iniziativa che abbiamo deciso di fare a Fumettopoli, ha funzionato discretamente, speriamo che cresca sempre di più. Vogliamo dare la possibilità a tutti quanti i cosplayer che hanno costumi, accessori, armi, armature che non usano più, di poterle mettere in vendita per guadagnarci qualche soldo, per non farle ammuffire all'interno di cantine o soffitte. Per questo motivo io vi introduco una nuova attività, una nuova agenzia, si chiama Cosmovix, l'avete vista passando di lì. Cosmovix è la prima agenzia organizzatrice ufficiale di eventi, manifestazioni, spettacoli dedicata al mondo dei cartoni animati, fumetti, film, quindi proprio dedicata al cosplay in prima persona. Cosmovix non solo vuole creare nuove iniziative, nuovi eventi per farvi divertire, per farvi sorridere, per farvi passare dei momenti magici in compagnia, ma Cosmovix vuole cercare di professionalizzare il lavoro dei cosplay. Mi alzate la mano quanti cosplay sudano giorni, fatica e soldi per un costume? Nessuno, tutti gli altri sono regalati. No, spesso succede che i cosplayer vengano invitati per anteprime, per eventi particolari, e dicono chi organizza: queste persone sono qui perché si divertono, facciamole venire e basta. No, noi vogliamo diventare un'agenzia, come ci sono le agenzie di attori, modelli, modelle, un'agenzia di personaggi. Quindi se siete interessati a lavorare con noi come Cosmovix, mandateci le foto dei vostri costumi e i vostri dati all'indirizzo che trovate su www.cosmovix.it. Noi vi contattiamo, per esempio, c'è stata l'anteprima del film di Harry Potter, no? A Roma. Avevamo dei cosplayer di Harry Potter, li abbiamo chiamati, gli abbiamo fatto fare lo spettacolo di Harry Potter, ovviamente non solo rimborsati ma anche con un contributo per il lavoro e l'impegno fatto. Quindi se vi piace questa iniziativa, fatemela sentire con le vostre mani. Cosmovix! Sì!